Eccoci qui con i pastorini, ve li ricordate quei bellissimi cuccioli abbandonati fuori da un'officina in campagna arginosa? Ecco, tre di loro hanno trovato casa, 3 su 7, e oggi siamo qui nello stallo dove li abbiamo portati a fare il video ai 4 rimasti. Cominciamo da Mais, guardate che splendore, il maschio più grosso, bellissimo. Lo volevano tenere, ma noi ci siamo opposti perché il suo destino doveva essere restare rinchiuso nella gabbia, quella che avete visto nel video. Praticamente doveva essere la sua casa per sempre, senza possibilità di uscire perché tutto intorno non era recintato e più la proprietà non era del signore che li ha ospitati, ma di un altro proprietario, insomma, che non avrebbe permesso. Quindi noi abbiamo deciso di non lasciare Mais e di cercargli una vera famiglia, una casa, qualcuno che lo tenga a vivere a stretto contatto, perché è vero che Mais diventa veramente grande. Guardate, loro come data presunta di nascita hanno il 2 aprile, quindi non hanno ancora 3 mesi questi cuccioli e sono veramente grossi. Quanto peserà? Più di 10 kg questo monellino, ma guardate che meraviglia. Le orecchie non sappiamo se le alzerà, ma pensiamo di sì. Chiaramente non è un pastore tedesco puro, però se vedete alcuni fratellini li hanno tirate su. Nella fase del cambio dei denti le orecchie provvisoriamente si ammosciano, ma poi quando spuntano tutti i denti riprendono a drizzarsi. È vero Mais? Quanto è bello questo cucciolo, bello e buono. Vediamo se vi faccio rendere un po' conto delle proporzioni. Meno di 3 mesi, bellissimo. Fate un pensierino per lui. Che zampone. E adesso passiamo agli altri fratelli. Lei invece è Manitoba, una dei cuccioli tigrati. Ecco, guardate che bella, ha tirato su le orecchie già lei, quindi da grande ancora di più. È veramente una bella cucciola, guardate che occhi, stupenda, anche lei diventa grande. Sono proprio bravi questi cuccioli, non sono iperattivi. Certo, vogliono giocare, quando arriviamo ci saltano addosso, quando puliamo ci vengono dietro, eccetera. Però sono anche placidi, così come erano all'inizio. Bellissima Manitoba. Mi piace questo nome, Manitoba, l'abbiamo chiamata. Ecco. Bella, che c'è? Quanto sei carina. Mi raccomando, aggiudicatevela prima possibile perché è stupenda e perché è in un'età bellissima. Se facciamo presto la riceverete a casa nel giro di una massimo 2 settimane. Affrettatevi a chiamare, è splendida, bella, bellissima, stupenda. Ciao Manitoba. Ed ecco un'altra femminuccia, Avena, bellissima. Guardatela, sempre musetto scuro, tutta marrone. In particolare questa, proprio la punta di queste zampine bianche, qui di più, qui di meno. Anche lei dolce, calma. Forse lei le orecchie non le tira su. Sembra un po' tipo pastore asiatico quasi. Bella. Diventa grossa naturalmente come i fratelli. Bellissima, guardatela. Un amore. Non ricordo se era lei quella che nel primo video dormiva. Forse era proprio lei. Dobbiamo guardare con attenzione. È partita la sorella che le somigliava molto, Tapioca. Ecco, lei ha il pelo forse un po' più lunghetto di Tapioca, ma è proprio bella, guardate gli occhi, guardate questo muso, madonna quanto è bella. Come si fa a non volere una cucciola così? Chiamate subito, fatevela arrivare prima possibile, non la lasciamo in questo stallo perché lei come tutti ha bisogno di contatto umano e poi deve cominciare a fare esperienza con il mondo esterno, deve imparare a conoscere il guinzaglio, a non temere il rumore delle auto, insomma fate presto perché è veramente un gioiello di cucciola. Vai piccolina, vai coi fratelli, vai. E infine prendiamo l'ultimo, il maschietto tigrato. Eccolo l'ultimo maschietto tigrato, lui è Camut. Ma guardate quanto è calmo anche lui, che bravo cucciolo, bello. Lui ha il pelo un po' più chiaro, più sfumato con il sabbia. Le sorelle sono forse più tigrate e lui, guardate che bel colore. Sicuramente le orecchie le tira su, però ancora non le ha proprio tirate su.
un po' su e un po' giù, è bellissimo. Ma questi musi neri quanto sono belli, e gli occhi brillano. Povero cucciolo, che fine ha rischiato di fare con tutti gli altri. Meno male che hanno trovato stallo all'inizio, perché noi non avevamo posto dove metterli. Infatti aiutiamo poco per volta le cucciolate, perché non abbiamo un posto, un canile, un rifugio tutto per noi, e quindi siamo in posti dove ci danno l'opportunità di stare per un po' e non sappiamo se sarà per sempre, e quindi ci dobbiamo limitare facendo poco e bene. Comunque, con questi cuccioli ce l'abbiamo fatta, stanno bene. Adesso appunto hanno il loro video singolo, così potete vedere anche come si comportano e come sono diventati belli. Che belle queste zampone, bellissime, bellissime, bellissime. Fate un pensierino per lui, non fatelo crescere qui in questo ambiente ipostimolante, dove l'unica cosa che ha è la compagnia dei fratelli. Ecco, la pappa la buttano per terra, e poi ci sono i fratelloni grandi, Olly e Omar, eccoli, che sono un po' stanchi di essere storcherizzati dai cucciolotti. Eccoli qui. Benissimo. Noi andiamo, eccoli qua, ne vedete 5 perché c'è Quinoa, che è lei. Che c'è Quinoa? Che cosa ti dà fastidio? Quinoa che parte mercoledì, martedì e arriva mercoledì. Lei ha trovato casa, bellissima patatina. Gli altri no, fate un pensiero per loro. Eccoli. Ciao piccoli.